Kaima Klip. Pochi luoghi sono affascinanti e misteriosi quanto le città sotterranee della Cappadocia. Gli studiosi ne hanno identificate 36. Alcuni archeologi fanno risalire le parti più antiche di queste città all'epoca ittita, ossia 4.000 anni fa. In tempo di pace, gli abitanti di questa regione vivevano in superficie, coltivando la terra, ma quando erano minacciate da invasione da parte dei nemici, si rifugiavano nella loro abitazione troglodite, dove potevano resistere in tutta sicurezza anche per 6 mesi. Ma ritorniamo alla mia esperienza a Kaima Kli, che è stata un'esperienza claustrofobica, di grande soffocamento e di grande paura. La città si articola su 8 livelli, ma se ne possono visitare solamente 4, scendendo a una profondità di 43 metri. Personalmente mi sono fermato solo al terzo livello perché dopo un cunicolo strettissimo ho sperimentato cos'è il senso di soffocamento e di grande paura. E la claustrofobia mi ha stretto la gola e ho dovuto riconquistare l'uscita velocemente e con un senso di paura fottuta. Ma soprattutto percorrendo il percorso inverso in apnea, solo quando ho conquistato la luce ho iniziato a respirare. Ma quello che praticamente mi suscitava paura era l'idea che in quello spazio così angusto avessero potuto vivere 4-5 mila persone. I Tita hanno scavato i primi 2 piani sottoterra per nascondersi dai Assiri, Babilonesi, Frigi, dai nemici. Nei tempi di guerra si nascondevano dai nemici. Una volta i Frigi hanno vinto i Titi nella battaglia, nell'ottavo secolo a.C., quindi i Titi sono scappati in Mesopotamia, Siria, Iran, perché quei paesi erano sicuri per i Titi. E dopo i Titi sono scappati in Siria, Iran, la caverna è abbandonata a lungo tempo. Poi nel terzo secolo d.C. i cristiani, i primi cristiani sono venuti qua da Gerusalemme, Giordania, Siria. I primi cristiani hanno allargato la superficie di questa caverna scavando ancora 6 piani. I Titi hanno scavato 2 piani, i cristiani 6 piani, in tutto 8 piani sottoterra. I nemici dei cristiani erano romani, pagani, arabi, persiani, mongoli, tribù locali, periodi diversi, nemici diversi. Vi ricordate la battaglia famosa tra musulmani e cristiani, le crociate nel 1200? L'esercito musulmano era più forte, ha vinto l'esercito cristiano, quindi i cristiani qui sono andati, paesi balcanici, Grecia, Bulgaria, Jugoslavia, perché i paesi balcanici erano più sicuri per i cristiani, senza guerra, più tolleranza. Qui in Anatolia c'era sempre la guerra tra religioni, popoli, guerra civile. L'ambiente in Anatolia non era sopportabile per i cristiani, anche era una minoranza, massimo 30%, non erano forti, non volevano restare più. Quindi i cristiani erano gli ultimi abitanti di questa caverna, fino alle crociate, fino al 1200. Dopo i cristiani nessuno si nascondeva qua, lasciavano la caverna abbandonata fino ad oggi. Eccoci, siamo già al secondo piano, primo secondo piano, parte più antica, parte ittita, 4.000 anni di storia. Questo qui cimitero, queste sono le tombe per seppellire morti. Quando si nascondevano nei periodi di guerra, almeno 10% di loro sempre morivano dalla malattia oppure morte naturale, seppellivano morti dentro le tombe, mummificavano morti, perché molti causavano odore cattivo, malattie contagiose. Si vede spazio come armadio, conservare materiale cruda per fare mummie, erba, argilla, spezie, sale, propoli di ape. Miscelavano materiale una all'altra, preparare materiale proprio di mummia. Dopo mummificare i morti, li vendevano con una stoffa, li seppellivano. Dopo il seppellimento dei morti, chiudevano tutte le tombe con la pietra per sicurezza, scrivendo nomi dei morti. Mettevano 5, 6, 8 morti in ogni tomba. Sono grande. Archeologi hanno trovato qualche osso cadavere qui. Questo, diciamo, è piccolo anche per me, che è stato quando mi fida. Avevano dei punti con le stelle. Senti bene? Sì. Comodo. Sono ripreso. Bisogna riposare e rilassare così.
Eccoci. La nostra avventura è terminata così. Grazie. Grazie. Penso che era interessante, sofisticato, anche divertente. Sì, come giro. Sì, assolutamente. Abbiamo già pagato? No, pagavamo.